può essere un principio di trasfigurazione, cioè quello che ci hanno comunicato queste persone ha suscitato emozioni. Possiamo andare a casa e domani passare ad altre emozioni. Invece può essere un principio di trasfigurazione, cioè ci rende conformi a un certo stile. Alcuni forse pensano che il dramma sia uno spavento che ti convince a scappare. Invece può essere una vocazione, come se Dio ti chiamasse attraverso il dramma. Ecco, le testimonianze ascoltate dai protagonisti di questa serata ci testimoniano questo. C'è un dramma, un problema, una cosa che spaventa e forse lì c'è Dio che ti chiama, ecco. Forse alcuni pensano che il frammento, il pezzetto, sia una quantità trascurabile, sia come un niente. Invece si capisce che il frammento, il piccolo, può essere un seme. E le testimonianze di questa sera ci dicono che sono diffusi dappertutto questi semi che si preparano a sbocciare. Ecco, io vorrei ringraziare molto della serata, di chi l'ha organizzata, del luogo che ci ospita, tutti i protagonisti e tutti anche la giuria. Vorrei ringraziare tutti e vorrei, ecco, augurare questo, che l'emozione sia un principio di trasfigurazione, che il dramma sia mettersi in ascolto perché forse c'è una vocazione e che il piccolo, il frammento, possa essere un seme che promette frutto. Buonasera. Kukuwa za kicheke.